uno dei miei obiettivi è quello di portare a Mondalto, non dico un istituto superiore, ma incominciare a vedere se c'è la possibilità di poter aprire una sezione staccata per il conservatorio di musica. Anche perché oggi Mondalto non è il paesino di 4-5 mila abitanti di 20 anni fa. Mondalto è la città di oltre 20 mila abitanti e si ritrova in un contesto, qui nella fascia media Valle Crati, che dovrà assumere un ruolo che dovrà sostituire quello che viene a mancare dall'abolizione delle province. Dobbiamo partire da ciò che oggi a Mondalto si è riusciti a creare e a potenziare con grande forza, e mi riferisco a tutto ciò che sta intorno al mito Ruggero Leoncavallo. Oggi, diciamo, è diventato un festival internazionale, è riconosciuto fuori dai nostri confini. Intorno a questo si può creare un grande lavoro, un grande sviluppo culturale e avere una promozione per tutto l'anno. Cioè, noi dovremmo cercare di identificare quella che è la cultura, quello che è lo sviluppo anche di alcune peculiarità tipiche del nostro territorio intorno a questo festival. Ci sono zone del nostro territorio definite la culla dell'olio, ad esempio. Quindi trovare il modo che questa culla dell'olio possa in qualche modo essere valorizzata di una storia culturale legata ad esempio a Ruggero Leoncavallo.